Benvenuti a questo webinar che chiude il ciclo di webinar, quindi di attività informative che lo Europe Direct per Roma Innovazione ha dedicato alle politiche e ai finanziamenti europei. Il webinar di oggi è l'ottavo appuntamento, ottavo e ultimo appuntamento ed è dedicato ai programmi di assistenza esterna, quindi ai programmi di cooperazione dell'Unione Europea e degli Stati membri con i paesi extra UE. Io vi intrattengo qualche minuto, vi do il tempo di entrare. Oggi gli iscritti sono tanti, siamo numerosi, quindi prendo un pochino di tempo per dare modo a tutti quanti di entrare. Vi fornisco qualche comunicazione di servizio. Vi ricordo che il webinar sarà registrato come di consueto e la registrazione con tutte le slide che saranno presentate saranno rese disponibili nei prossimissimi giorni, probabilmente già a partire da domani. Nelle webinar precedenti abbiamo appunto parlato del bilancio futuro dell'Unione Europea, abbiamo dedicato un webinar alle fonti di informazione, alla cooperazione territoriale europea, al pilastro europeo dei diritti sociali. Il penultimo è stato quello sui principali finanziamenti diretti e oggi, come dicevamo prima, appunto chiudiamo il ciclo facendo una panoramica di quelli che sono i programmi e gli strumenti diretti per la cooperazione dell'Unione Europea oltre le sue frontiere, oltre i suoi confini. Lo Europe Direct Roma Innovazione è uno dei 44 centri della rete nazionale dei centri di informazione. Nel Lazio siamo in tre, la rete nazionale è costituita da quattro centri finanziati dall'Unione Europea con l'obiettivo di divulgare quanto più possibile le informazioni sull'Unione Europea, sulle sue politiche, sui suoi strumenti, sulle opportunità che offre ai suoi cittadini e quindi cercando di avvicinare l'Europa appunto ai cittadini per farne cogliere tutte le opportunità. Forniamo informazioni al cittadino sia con un contact center telefonico, questo è il contatto telefonico a cui siamo raggiungibili, che è con uno sportello informativo che è ovviamente via mail. I webinar come quello di oggi è una delle tante attività che facciamo, ma realizziamo anche attività informative in presenza. Con l'occasione ricordo che una delle prossime giornate informative si svolgerà presso il Comune di Castelnuovo di Porto il 22 novembre, dedicato appunto ai fondi strutturali e ai principali strumenti finanziari di gestione diretta della Commissione e probabilmente, ma lo confermeremo attraverso il nostro sito, attraverso i nostri canali, ci sarà un'altra giornata informativa per i cittadini del comune di Ostia. Abbiamo delle pagine web dedicate, dei focus web dedicati, questo è europa.formez.it, dove potrete trovare tutta una serie di informazioni e di documenti, oltre che di notizie di attualità e di rilievo ovviamente europeo. Come vedete abbiamo una sezione con i bandi in scadenza, per cui per ciascun programma forniamo tutta la documentazione e tutte le informazioni utili per la partecipazione ai diversi bandi, ovviamente parliamo di fondi a gestione diretta. Abbiamo una sezione appunto con una specie di banca dati con tutte le informazioni utili sui programmi comunitari del corrente periodo di programmazione, quindi del 2014-2020, e ci sono già delle anticipazioni sulla base dei documenti di programmazione disponibili, delle proposte che la Commissione ha lanciato per i diversi programmi settoriali tematici anche per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027. Quindi cerchiamo anche di fornirvi quelle che sono le anticipazioni sulle proposte della Commissione per la prossima programmazione. Qui, come vi dicevo, c'è la sezione dedicata ai bandi in scadenza, organizzati per ordine cronologico, per cui si
si hanno tutta una serie di informazioni utili, di link di accesso alla documentazione utile per la partecipazione ai bandi. Poi il focus web dedicato europa.formez.it c'è anche una serie di documenti utili, ci preme segnalare anche delle guide che lo Europe Direct Roma Innovazione redige per cercare di facilitare, di veicolare le informazioni ai cittadini. La più recente, l'ultima redatta, è Cosa fa l'Unione Europea per la salute dei suoi cittadini e come vedete sono disponibili anche guide precedenti, quella sul finanziamento dello sport, della mobilità ciclistica e del turismo sostenibile attraverso i fondi europei, la guida utile alle fonti di informazione sui fondi europei. È una guida molto pratica, che è diciamo, basica per i principianti, una guida per i non addetti ai lavori per farli familiarizzare con tutti gli strumenti per la presentazione di progetti nell'ambito dei finanziamenti diretti dell'Unione Europea. Ricordo anche che la Europe Direct Roma Innovazione cura la redazione di una newsletter in cui appunto segnaliamo le informazioni più con cadenza mensile, una newsletter in cui vengono raccolte tutte le notizie di maggiore rilievo e vengono segnalati i bandi più interessanti, più rilevanti. Per ricevere la newsletter, che è anche scaricabile dal sito europa.formez.it, coloro che fossero interessati e che non fossero ancora già iscritti possono andare direttamente cliccando sul link, automaticamente riceveranno appunto, periodicamente, mensilmente la newsletter. Vedo che intanto i partecipanti stanno continuando a entrare, siamo circa 90, probabilmente non so se aspettare qualche altro minuto perché dovremmo essere circa 300 partecipanti. Il tema dell'assistenza esterna è stato, come dire, è stato molto richiesto ed è evidentemente molto interessante per tutti, quindi io temporeggerei un attimo per dar modo a tutti di entrare in aula. Europa Direct Roma Innovazione collabora ovviamente con la rappresentanza della Commissione europea in Italia per la realizzazione di una serie di attività divulgative e informative. Ci preme segnalare una delle prossime iniziative che si svolgerà il 28 ottobre, che è l'iniziativa Beijing Rosa, che è appunto patrocinata dalla rappresentanza della Commissione europea in Italia e che è una il cui motto è Nessuno perde, tutti vincono, ed è un evento, una pedalata che vi invitiamo, a cui vi invitiamo ad aderire numerosi domenica 28 ottobre nell'ambito appunto per promuovere, diciamo, la prevenzione del tumore al seno. Quindi questo è il link, diciamo, la brochure dell'iniziativa. Vi invitiamo a partecipare numerosi e a divulgare quanto più possibile questa iniziativa. Questi sono i contatti del nostro Europe Direct, quindi ripetiamo o via mail o attraverso il contact center. Siamo sempre qui disponibili 5 giorni su 7 per fornire a tutti i cittadini le risposte alle domande che possono avere in merito appunto alle politiche e all'Unione Europea un po' più in generale. Il numero dei partecipanti è aumentato, però direi che siccome il tema dell'assistenza esterna è molto ampio, ci sono tantissime cose che la collega Claudia Salvi, che è la coordinatrice dello Europe Direct Roma Innovazione, appunto vi presenterà, quindi per non sottrarle tempo prezioso, che è assolutamente utile alla sua presentazione, cederei subito la parola a Claudia affinché entri subito nel merito, nel vivo del tema che trattiamo. A te Claudia, prego. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere abbastanza numerosi in questa giornata. Saluto tutti, saluto in particolare anche gli altri centri Europe Direct che vedo collegati. Di cosa parliamo oggi? Lo ha già introdotto un po' Raffaella. Noi parliamo di quei finanziamenti europei che permettono all'Unione, ai Paesi, agli Stati membri dell'Unione Europea di lavorare con i Paesi che sono all'esterno dell'Unione Europea.
Dobbiamo fare una piccola premessa, che in realtà l'Unione Europea è il maggiore donatore mondiale di assistenza all'esterno, in particolare allo sviluppo, ed è anche il primo partner commerciale e il primo investitore straniero in quasi tutti i paesi del mondo. Inoltre l'Unione Europea è promotrice di pace e di stabilità e anche fautrice di valori e norme. Quindi l'Unione Europea deve far fronte a numerose sfide e opportunità in un mondo che è sempre più complesso, ma che è anche sempre più connesso. Chiaramente la prosperità e la pace del vicinato rappresentano anche per l'Unione Europea una maggiore possibilità di sviluppo. Ora vediamo un attimino, non so se vi ricordate, per chi di voi ha già seguito i precedenti webinar, probabilmente avrà già visto questa slide. Quindi dove siamo? Noi siamo nell'ambito della gestione diretta, che avevamo detto si suddivide in due settori. Abbiamo i programmi tematici, che sono quei programmi, quegli strumenti finanziari come l'Horizon, il COSME, e via dicendo, che permettono agli Stati membri dell'Unione Europea di collaborare tra di loro. Molti di questi chiaramente sono aperti anche alla partecipazione dei paesi che sono al di fuori dell'Unione Europea. E poi invece abbiamo, noi oggi trattiamo questo tema dell'assistenza esterna, che sono invece questi gli strumenti finanziari che permettono all'Unione Europea di andare a lavorare con i paesi che sono al di là delle frontiere dell'Unione Europea. Gli strumenti dell'assistenza esterna si dividono poi in due gruppi e abbiamo quattro strumenti geografici, quindi abbiamo il programma per la preadesione, il programma per il vicinato, lo strumento per il partenariato e lo strumento per la cooperazione allo sviluppo. Invece poi abbiamo tre strumenti tematici, si chiamano appunto strumenti tematici perché lavorano su temi. E quindi abbiamo lo strumento per la democrazia e i diritti umani, lo strumento per la stabilità e lo strumento per la cooperazione nel settore nucleare. Quello oggi parliamo sia dei programmi esistenti, ma anche di come questi probabilmente evolveranno nel prossimo periodo di programmazione. Teniamo presente che parliamo di ipotesi, perché i programmi del prossimo periodo di programmazione 2021-2027 non sono stati ancora approvati, quindi siamo ancora in materia di discussione. Per quanto riguarda il 2014-2020, come dicevamo, noi abbiamo uno strumento di assistenza alla preadesione che con molta probabilità verrà riconfermato nel futuro periodo e quindi passeremo dallo strumento di preadesione numero 2 allo strumento di preadesione numero 3. Invece ci sarà una grossissima novità per quanto riguarda gli altri strumenti, e quindi lo strumento europeo di vicinato, lo strumento di cooperazione allo sviluppo, lo strumento di stabilità e lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e anche lo strumento di partenariato di cooperazione con i paesi terzi, che saranno tutti raggruppati in un unico grande strumento che si chiamerà strumento di vicinato, di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione internazionale, che praticamente racchiuderà tutti gli strumenti attualmente esistenti. Caso a parte invece sarà per lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, che verrà riconfermato e si chiamerà Strumento europeo per la sicurezza nucleare, mentre rimarrà sostanzialmente invariato lo strumento per l'aiuto umanitario. Quindi abbiamo visto i quattro strumenti geografici con i tre strumenti tematici. Ora cerchiamo di capire quali sono gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione Europea. Sicuramente l'obiettivo principale è quello della lotta contro la povertà, che è un grande tema da affrontare a livello mondiale. Secondo grande obiettivo è la promozione della democrazia e il terzo obiettivo è anche la promozione della pace, stabilità e prosperità, perché soltanto se viviamo in un'area di pace abbiamo maggiori possibilità di prosperare. Ora, per quanto riguarda i programmi di assistenza dell'Unione Europea, gli strumenti che sono stati previsti in realtà hanno come obiettivo quello di sostenere i paesi in via di sviluppo,
i paesi del vicinato europeo e anche quelli che si stanno preparando per diventare futuri stati membri dell'Unione Europea. Una caratteristica di questo periodo di programmazione è stato che le risorse sono state destinate laddove sono state maggiormente necessarie e quindi dove sono state in grado di produrre migliori risultati, ma assicurando allo stesso tempo maggiore flessibilità per poter reagire tempestivamente qualora si fossero verificati degli eventi imprevisti. Per quanto riguarda lo strumento di assistenza per la preadesione, questo è uno strumento che si rivolge essenzialmente ai paesi candidati. In questo momento i paesi candidati sono l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo, la Macedonia, il Montenegro, la Serbia e la Turchia, con una piccola riserva. Per un periodo di tempo abbiamo avuto in questo gruppo di paesi anche l'Islanda, a partire dal 2010, però poi nel 2 maggio 2013 l'Islanda si è ritirata, diciamo, da questo processo di preadesione e quindi ha messo in stand-by i negoziati. Infatti ora siamo in una fase di phasing out per quanto riguarda l'Islanda dallo strumento per la preadesione. Quindi vediamo un attimo qual è la situazione dei paesi in preadesione. Per quanto riguarda l'Albania, in base alle condizioni soddisfatte, la Commissione è pronta a preparare una raccomandazione per l'avvio dei negoziati di adesione. La Bosnia-Erzegovina invece è considerato candidato potenziale, ha fatto la domanda di adesione all'UE nel febbraio del 2016. Il Kosovo invece nell'aprile sempre del 2016 è entrato in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione, che è un accordo essenziale per poter dare l'avvio ai lavori di preparazione per la futura adesione. Invece la Macedonia ha già acquisito lo status di paese candidato e in base alle condizioni soddisfatte la Commissione è pronta per preparare una raccomandazione per l'avvio dei negoziati di adesione. Il Montenegro, ugualmente già un paese candidato, ha 30 capitoli aperti, quindi sono 30 temi su cui deve lavorare, ma attualmente ne sono stati chiusi solamente 3. Stesso discorso per la Serbia, anche la Serbia ha acquisito lo status di paese candidato, ha 12 capitoli aperti, di cui sono stati chiusi solamente 2. Questa è una cartina per farvi capire le aree geografiche interessate. Quindi abbiamo da una parte i Balcani e da una parte la Turchia, che è considerato appunto paese in preadesione, anche se per i problemi politici degli ultimi tempi diciamo che c'è quasi un po' un congelamento nei confronti della Turchia. Ora, quali sono le condizioni per poter aderire all'Unione Europea? I paesi che vogliono aderire all'Unione Europea devono conformarsi a quello che viene chiamato notoriamente l'acquis communautaire, cioè l'acquis comunitario. Ai sensi dell'articolo 49 del Trattato di Maastricht del 92, ogni paese che rispetti i principi di libertà e democrazia, i diritti dell'uomo, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto può presentare una domanda per entrare a far parte dell'Unione Europea. In una riunione che poi si svolse nel 1993 a Copenaghen, i capi di governo chiarirono quali erano le condizioni essenziali per poter aderire all'Unione Europea. Queste condizioni sono note poi come i cosiddetti criteri di Copenaghen. Che cosa devono fare i paesi che vogliono aderire all'Unione Europea? Al momento dell'adesione, questi paesi devono garantire innanzitutto di avere delle istituzioni stabili che possano garantire la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo e principalmente il rispetto delle minoranze e anche la loro protezione. Chiaramente, se noi immaginiamo questo applicato ai Balcani, capiamo come ancora questi paesi siano lontani da un'adesione all'Unione Europea, proprio perché devono ancora lavorare molto su questi temi. Un altro requisito richiesto è quello che devono avere economie di mercato funzionanti, quindi anche la capacità di far fronte alle forze di mercato e alla concorrenza dell'Unione Europea.
Se noi pensiamo agli ultimi 10 paesi che sono entrati nell'Unione Europea, anzi 12, erano tutte economie non di mercato perché appartenevano al gruppo degli ex paesi dell'Unione Sovietica, dove non avevano economie di mercato funzionanti, appunto, e quindi hanno dovuto lavorare moltissimo sull'adeguamento normativo affinché potessero poi partecipare a pieno titolo all'Unione Europea. Altro requisito richiesto è la capacità di far fronte agli impegni derivanti dall'adesione, quindi devono poter contribuire in maniera efficace a perseguire gli obiettivi dell'Unione. I nuovi membri inoltre devono anche possedere un'amministrazione pubblica che sia in grado di applicare e gestire efficacemente quelli che sono gli strumenti giuridici comunitari. Ora, le condizioni per l'adesione, quindi oltre, diciamo, ai principi che abbiamo appena visto, in questo periodo di programmazione sono stati introdotti degli altri principi che sono diventati un po' i principi urgenti dell'Unione Europea. E quindi i paesi che vogliono entrare nell'Unione Europea devono anche impegnarsi a sviluppare a svilupparsi in maniera sostenibile, devono dimostrare di riuscire a far fronte a quelli che sono i cambiamenti climatici e anche di allinearsi allo sforzo dell'Unione Europea per poter affrontare tali problematiche. Come vedremo anche nel futuro periodo di programmazione, i temi dello sviluppo sostenibile e dei cambiamenti climatici rimarranno temi chiave per poter aderire all'Unione Europea. Quindi che cos'è lo strumento di preadesione? È lo strumento con cui l'Unione Europea sostiene le riforme in questi paesi che vogliono aderire all'Unione Europea. Il sostegno che fornisce l'Unione Europea è un sostegno di tipo finanziario e tecnico e in più questi fondi servono a potenziare le capacità dei paesi interessati durante tutto il processo di adesione, che permette poi anche di seguirne gli sviluppi positivi per tutta la regione coinvolta. In più serve anche all'Unione Europea per poter raggiungere i propri obiettivi per quanto riguarda una ripresa economica sostenibile, l'approvvigionamento energetico, i trasporti, l'ambiente e il cambiamento climatico. Tenete presente che le imprese dell'Unione Europea sono quelle che più investono nei Balcani occidentali, con oltre 10 miliardi di euro di investimenti diretti esteri che sono stati realizzati negli ultimi 5 anni. In realtà i Balcani occidentali rappresentano per l'Unione Europea un mercato di circa 18 milioni di consumatori ed in più tutti i paesi che appartengono al gruppo dei Balcani in realtà hanno delle economie in rapida espansione e quindi hanno anche un'elevata domanda interna e questo chiaramente diventa un fattore fondamentale per l'Unione Europea che in quei paesi in realtà può vedere un nuovo bacino, diciamo, di consumatori. Inoltre dobbiamo anche tenere presente che l'Unione Europea è il primo partner commerciale dei Balcani occidentali. Tenete presente che nel 2016 il commercio fra l'Unione Europea e i Balcani occidentali è ammontato a circa 43 miliardi di euro. Questo vi fa capire come sia grosso l'interesse dell'Unione Europea, diciamo, nell'investimento in questi paesi. Quali sono gli obiettivi specifici ora dello strumento per la preadesione? Innanzitutto il sostegno alle riforme politiche, il sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e anche il rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di adempiere a quelli che sono gli obblighi derivanti dall'adesione. Tenete presente che i paesi che vogliono aderire all'Unione Europea devono recepire nella propria legislazione tutta la legislazione comunitaria. Ed ecco perché l'Unione Europea mette a disposizione di questi paesi questi strumenti finanziari proprio per assisterli nel recepimento delle direttive e dei regolamenti dell'Unione Europea nelle legislazioni nazionali. Altro obiettivo specifico dello strumento per la preadesione è l'integrazione regionale e la cooperazione territoriale.
I settori di intervento sono il sostegno alle riforme della pubblica amministrazione, il rafforzamento dello Stato di diritto, lo sviluppo sociale delle risorse umane e promozione dell'inclusione, lo sviluppo agricolo e rurale, lo sviluppo economico, dei trasporti energetico e ambientale. Ora, come ci si candida? Attraverso i bandi di gara per lavori, servizi e forniture? Oppure attraverso misure di cooperazione amministrativa. E qui per esempio abbiamo quello strumento che si chiama gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato, cui sono affidati i compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner. Anzi, vorrei approfittarne per dirne, lo strumento del gemellaggio amministrativo, che è lo strumento tipico strumento per la preadesione e anche dello strumento per il vicinato, è uno strumento poco conosciuto. Ci chiedevamo se poteva essere interessante per voi fare un webinar specifico su questo strumento. Giusto, ecco, per farlo conoscere, perché in realtà è poco conosciuto e forse anche poco utilizzato dalle amministrazioni pubbliche. Se mi date un feedback su questo, possiamo pensare di organizzarlo per gli inizi del 2019, perché questo è l'ultimo webinar della serie Politiche e strumenti dell'Unione Europea di quest'anno. Poi passeremo direttamente ai webinar del 2019. Anche se devo dirvi un'altra comunicazione di servizio, è che cioè il 4 dicembre ancora non abbiamo pubblicato l'evento su eventi PA, stiamo organizzando in collaborazione con l'AGID un webinar su uno strumento finanziario specifico, che è il meccanismo per collegare l'Europa, sezione telecomunicazione, dove esamineremo quali sono le possibilità di finanziamento dell'innovazione digitale nell'ambito di questo strumento finanziario. Quindi, anche se non farà parte di questo ciclo di webinar che abbiamo organizzato fino ad ora, tenete presente che abbiamo ancora un'altra possibilità di formazione entro fine anno. Per ritornare alle misure di cooperazione amministrativa, oltre ai gemellaggi tra le istituzioni pubbliche, abbiamo anche le misure di cooperazione, che in realtà coinvolgono gli esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali. Anche in questo caso, se dovessimo organizzare il prossimo webinar su questi strumenti, avremo modo di approfondire sia lo strumento gemellaggi che lo strumento misure di cooperazione. Non lo facciamo oggi perché sarebbe troppo vasto l'argomento e non riusciremmo a stare nei tempi. Ora, come ci si candida? Abbiamo poi contributi alle spese necessarie, quindi per istituire e gestire partenariati pubblico-privati. Abbiamo i programmi di sostegno alle politiche settoriali tramite i quali l'Unione Europea fornisce sostegno al programma settoriale del paese partner e contributi alla partecipazione dei paesi ai programmi e alle agenzie dell'Unione Europea. Quali sono gli enti che possono partecipare? Gli enti e le istituzioni pubbliche, le organizzazioni internazionali e regionali e anche gli organismi non governativi dei paesi interessati dallo strumento di preadesione. Ora, che cosa succede nel prossimo periodo di programmazione? Questo strumento sicuramente sarà riconfermato, avrà una dotazione di bilancio di 14,5 miliardi di euro, quindi avrà un aumento. Secondo la proposta attuale dovrebbe avere un aumento del 13% e dovrebbe quindi offrire un maggiore sostegno ai paesi candidati o ai potenziali candidati nel loro percorso verso la conformità ai criteri di adesione per poter poi successivamente entrare a far parte dell'Unione Europea. Quali saranno le principali novità del futuro strumento? Innanzitutto sarà uno strumento più strategico. Ci sarà una centralità del principio della priorità alle questioni fondamentali, ci sarà un aumento degli investimenti e della mobilitazione di fondi e dovrebbe avere anche un impatto più incisivo grazie all'aumento della coerenza. Tenete presente che sostanzialmente il futuro strumento di preadesione
funzionerà in maniera analoga all'attuale strumento di preadesione. Invece ora vediamo un attimo come l'Unione Europea si pone nei confronti della politica europea di vicinato, quindi dei paesi che sono diciamo, ai confini dell'Unione Europea. Quindi parliamo di tutti i paesi che facevano parte dell'ex Unione Sovietica, ma anche dei paesi, diciamo, del Mediterraneo del Nord. Ora, nell'ambito della politica europea di vicinato, l'Unione Europea offre ai suoi vicini relazioni privilegiate che si basano sull'impegno comune nei confronti di alcuni valori e principi che sono quelli tipici diciamo, dell'Unione Europea. Quindi sempre garanzia della democrazia e dei diritti umani, garanzia dello Stato di diritto e del buon governo e i principi dell'economia di mercato e dello sviluppo sostenibile, compresa, come dicevamo, come avevamo già visto per i criteri di adesione all'Unione Europea, l'azione in materia di clima. Per quanto riguarda lo strumento europeo di vicinato, che è il principale strumento di finanziamento con questi paesi, questo strumento è diviso in due settori. Quindi abbiamo uno strumento che si rivolge ai paesi dell'Est, quindi all'Armenia, all'Azerbaigian, alla Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina. E poi abbiamo lo strumento europeo di vicinato che riguarda i paesi del sud, e quindi l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, l'Israele, Libano, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. Nel precedente periodo di programmazione la Russia faceva parte dell'ENI-Est, ma diciamo, avendo avuto uno sviluppo economico superiore, diciamo, al previsto negli ultimi anni, la Russia da paese beneficiario è diventato paese donatore, quindi paese partner dell'Unione Europea. Quella che vedete è la cartina che vi dà l'idea proprio geografica di come questo strumento lavora, questo strumento di adesione. Come vedete, sono coinvolti i paesi ai confini dell'Unione Europea. Ora, questo strumento fornisce finanziamenti ai paesi del vicinato attraverso dei programmi di cooperazione. Questi programmi di cooperazione possono essere sia di cooperazione bilaterale che regionale, ma anche di cooperazione trasfrontaliera. Lo strumento si concentra sulla promozione delle riforme politiche, economiche e sociali in tutto il vicinato. Dà il sostegno alle priorità concordate già nel precedente periodo di programmazione, dà un supporto alla convergenza alle politiche dell'Unione Europea, anche agli standard dell'Unione Europea, promuove la crescita sostenibile e inclusiva e dà finanziamenti per migliorare le comunicazioni interpersonali, ma principalmente si occupa di promozione del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Inoltre, lo strumento per il vicinato finanzia anche quella che è nota come la strategia per il Mediterraneo, che era stata lanciata nel maggio 2011 con l'area di vicinato orientale. In realtà c'era un documento che si chiamava New Response to a Changing Neighborhood, quindi una nuova risposta ad un vicinato in fase di cambiamento, che sulla scia della primavera araba aveva individuato alcuni settori di intervento, che erano quelli della democrazia, crescita, occupazione, microfinanza e istruzione superiore. Questa strategia aveva in realtà delineato un nuovo approccio nei confronti dei paesi del vicinato e anche dell'est dell'Unione Europea, che si basava su un impegno comune per il rispetto dei valori universali, dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Vediamo quali sono i sei obiettivi specifici dell'ENI. Innanzitutto quello di promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, quindi anche lo Stato di diritto. L'obiettivo 2 è quello di garantire la progressiva integrazione del mercato interno dell'UE e una più intensa cooperazione settoriale e transettoriale, perché appunto per poter ormai commerciare con l'Unione Europea bisogna far sì che anche questi paesi si adeguino agli standard e alle norme dell'Unione Europea. Ed ecco perché l'Unione Europea fornisce assistenza economica per fare in modo da poter garantire una stessa insieme di standard di qualità con i paesi, diciamo, che fanno parte di questi bacini geografici.
In più noi abbiamo un obiettivo 3 che è quello di creare i presupposti per una gestione efficace della mobilità delle persone, ma anche la promozione di contatti interpersonali. In più abbiamo l'obiettivo 4 che è quello di favorire tutti quegli aspetti che riguardano lo sviluppo sostenibile e inclusivo, ma principalmente la riduzione della povertà. In più abbiamo un obiettivo 5 che ha come obiettivo quello di favorire misure per la creazione di fiducia ed altre misure a favore della sicurezza e della prevenzione per la risoluzione dei conflitti. Ultimo obiettivo è quello di intensificare la cooperazione a livello subregionale, regionale e di vicinato e anche la cooperazione trasfrontaliera. Ora, per quanto riguarda il sostegno che viene fornito dall'Unione Europea, questo viene programmato attraverso i programmi bilaterali che vanno proprio a sostegno di un unico paese partner. Oppure ci possono essere programmi multinazionali che affrontano sfide comuni, che possono essere appunto comuni a più paesi partner o solo ad alcuni di essi. E poi abbiamo i programmi di cooperazione trasfrontaliera, i cosiddetti Cross Border Cooperation Programs, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più paesi partner, e anche con il coinvolgimento della Federazione Russa, dall'altra, che vengono appunto attuati lungo la loro parte condivisa delle frontiere esterne dell'Unione Europea. E qui abbiamo i cosiddetti programmi Interreg, cioè i programmi di cooperazione interregionale. I 17 programmi della cooperazione trasfrontaliera promuovono lo sviluppo regionale integrato e sostenibile e cercano anche di creare forme di cooperazione e collaborazione diretta tra i paesi che si trovano a dover condividere una stessa frontiera. L'Italia è interessata in particolare da due paesi, da due programmi di cooperazione trasfrontaliera, e qui uno è l'ENI-CBC Med, che sarebbe il programma a livello di bacino del Mediterraneo, di cui la regione Sardegna svolge le funzioni di autorità di gestione e che raggruppa 14 paesi rivieraschi, tra cui Italia, Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo e Spagna, ma anche Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Palestina e Tunisia. E poi abbiamo l'ENI Italia-Tunisia, che è il programma marittimo di cui la regione, Sicilia svolge appunto la funzione di autorità di gestione. Chi può partecipare? Anche in questo caso enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e le università, organizzazioni internazionali e regionali, istituzioni decentralizzate nei paesi e nelle regioni partner, le istituzioni finanziarie internazionali, le imprese, le istituzioni e le agenzie europee, così come gli organismi non governativi. Che cosa succederà nel prossimo periodo di programmazione? Lo abbiamo visto prima. Tutti questi strumenti confluiranno in un unico grande strumento che si chiamerà lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale, che ha in realtà l'obiettivo di semplificare, diciamo, tutto questo quadro di finanziamenti in questo unico strumento. Quindi integrerà il Fondo Europeo di Sviluppo, che tra l'altro attualmente non rientra nel bilancio UE, lo strumento europeo di vicinato, lo strumento di cooperazione allo sviluppo, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, lo strumento per la stabilità e la pace e lo strumento di partenariato di cooperazione con i paesi terzi, ed in più avrà anche un fondo di garanzia con i paesi terzi. Attualmente è stato, assegnato una dotazione di bilancio di 89,2 miliardi di euro. Avrà tre pilastri, quindi un pilastro geografico che fornirà assistenza per 68 miliardi di euro al fine di promuovere il dialogo sociale e la cooperazione con i paesi terzi. Ogni dotazione regionale sarà adattata alle esigenze e priorità delle regioni destinatarie in linea con le priorità strategiche dell'Unione Europea, in particolare nel vicinato dell'Unione Europea, in Africa e nei paesi più bisognosi. Avremo poi invece un pilastro tematico che dovrebbe finanziare con 7 miliardi di euro il sostegno ai diritti umani e alla democrazia, alla società civile, alla stabilità e alla pace.
Il pilastro integrerà le attività del pilastro geografico nella misura in cui queste dovessero essere attuate a livello globale. E in più abbiamo un pilastro di reazione rapida che dovrebbe consentire all'Unione Europea di reagire rapidamente alle crisi, in realtà tutte quelle crisi che non sono prevedibili. A questo pilastro dovrebbe essere assegnato una dotazione finanziaria di 4 miliardi di euro e dovrebbe anche contribuire ad aumentare la resilienza dei paesi partner e ad adottare azioni tempestive per affrontare esigenze e priorità della politica estera dell'Unione Europea. Dovrebbe inoltre servire anche a garantire la stabilità e la prevenzione dei conflitti in situazioni di crisi, rafforzare la resilienza e migliorare il collegamento tra l'azione umanitaria e le iniziative di sviluppo e anche affrontare esigenze e priorità della politica estera dell'Unione Europea. In più a questo programma sarà assegnata una riserva supplementare di flessibilità che dovrebbe ammontare a circa 10,2 miliardi di euro, che dovrebbe consentire all'Unione Europea di far fronte alle priorità e alle sfide emergenti. Questo è un po' uno schema che ho trovato sul sito della Commissione europea che dovrebbe darvi un po' un'idea dello stanziamento della dotazione di bilancio proposta per il futuro periodo di programmazione per ciò che riguarda l'assistenza esterna, dell'Unione europea. Ora abbiamo un altro strumento, che è lo strumento per la cooperazione allo sviluppo, che ha come obiettivo principale quello di eliminare la povertà e mantenere l'impegno dell'Unione Europea per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, del millennio. Il Fondo Europeo di Sviluppo è lo strumento principale attraverso cui si realizza la politica europea di cooperazione allo sviluppo, verso 77 paesi dei 79 paesi che attualmente fanno parte del gruppo ACP, che sarebbe appunto il gruppo dell'Africa, dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e dei PTOM, che sarebbero i paesi e territori d'oltremare, di cui fanno parte anche 21 territori autonomi, costituzionalmente dipendenti dalla Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Danimarca. Lo strumento per la cooperazione allo sviluppo copre tutti i paesi in via di sviluppo che però non devono far parte del gruppo dei paesi beneficiari della strategia di preadesione. Come vedete su questa slide vi ho indicato anche un file in PDF. Questo è un file di approfondimento, cioè una brochure di approfondimento in lingua italiana pubblicata dalla Commissione europea relativamente allo strumento per la cooperazione e lo sviluppo. È fatta molto bene e quindi vi invito anche, a guardarla. L'obiettivo principale, come vi dicevo, è la lotta contro la povertà, ma ci sono anche altri obiettivi che si è prefisso questo strumento, che sono quelli della crescita sostenibile, dello sviluppo sociale e ambientale, promozione della democrazia, della governance e del rispetto dei diritti umani, ma anche la promozione dello Stato di diritto, che poi vediamo sono sempre gli stessi principi che fanno parte dell'acquis comunitario della Commissione europea. L'assistenza di questo programma viene attuata attraverso i programmi geografici e i programmi tematici che da 6 del precedente periodo di programmazione sono stati ridotti a 2 e poi abbiamo un programma panafricano a sostegno della strategia comune dell'Africa nei confronti da parte dell'Unione Europea nei confronti dell'Africa. Vediamo quali sono i programmi geografici. Questi promuovono la cooperazione con 47 paesi in via di sviluppo delle aree geografiche dell'America Latina, dell'Asia del Nord, del Sud, dell'Est centrale, del Medio Oriente e del Sudafrica, in alcuni settori che sono stati individuati, che sono quelli dei diritti umani, della democrazia e altri elementi cruciali del buon governo. In più della crescita inclusiva per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo umano e anche altri settori che sono considerati significativi per la coerenza delle politiche, per lo sviluppo. I programmi tematici che, come vi dicevo, da 6 temi si sono stati ridotti a 2. I temi su cui si concentrano sono le sfide su beni pubblici e sfide globali, dove ancora una volta troviamo tutti, i temi relativi al cambiamento climatico, all'ambiente, all'energia.
E invece organizzazioni della società civile e enti locali che prevede il sostegno alla società civile e agli enti locali per incoraggiare questi attori a svolgere un ruolo sempre più incisivo nelle loro strategie di sviluppo. E poi abbiamo questo programma panafricano che fornisce il sostegno a obiettivi, iniziative e attività che vengono decisi nell'ambito della strategia Africa Unione Europea e quindi dei successivi piani d'azione in alcuni settori particolari che sono quelli della pace e della sicurezza, il commercio, integrazione, infrastrutture regionali, energia e cambiamenti climatici, tutte le tematiche relative alla migrazione e anche tematiche relative allo sviluppo nel settore della scienza, società dell'informazione e spazio. Inoltre sostiene altre iniziative definite tramite le modalità di lavoro stabilite da questa strategia comune e viene anche applicato il principio di una visione di Africa nel suo insieme, in cui si promuove la coerenza tra il livello regionale e quello continentale, cercando di concentrarsi in particolare su quelle attività di natura transregionale, continentale o mondiale e quindi sostiene le iniziative congiunte Africa-UE su scena mondiale. Come avviene la cooperazione tra l'UE e quei suoi partner? Sempre attraverso accordi triangolari con cui l'Unione Europea coordina con i paesi terzi la sua assistenza a un paese oppure a una regione, cioè gruppi di paesi partner. Abbiamo ancora una volta le misure di cooperazione amministrativa, appunto attraverso lo strumento dei gemellaggi, ma anche le misure di cooperazione che coinvolgono gli esperti del settore pubblico che vengono distaccati verso questi paesi. E poi abbiamo i contributi alle spese necessarie per istituire e gestire partenariati pubblici e privati e programmi di sostegno alle politiche settoriali. Come vedete, sono gli stessi strumenti che vengono utilizzati per lo strumento di vicinato. In più, nell'attuale periodo di programmazione è stato adottato un approccio differenziato per riflettere le esigenze, le capacità e i risultati dei paesi partner nel conseguire quelli che sono gli obiettivi di cooperazione in settore in cui l'Unione Europea può avere un impatto maggiore. Quindi è stata data priorità ai paesi più bisognosi, in particolare a quelli meno sviluppati, ai paesi che hanno un basso reddito, ai paesi che si trovano in situazioni di crisi o anche di post-crisi, oppure ai paesi in situazioni fragili e differenziati. Cosa succederà nel prossimo periodo di programmazione? L'abbiamo detto prima, anche questo strumento confluirà nello strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale che abbiamo visto prima. Poi abbiamo un altro strumento nell'attuale periodo di programmazione che si chiama lo strumento di partenariato con i paesi terzi. Questo permette all'Unione Europea di andare a lavorare con i paesi diciamo, sviluppati su alcuni temi specifici che possono essere ad esempio la competitività, la ricerca e l'innovazione e la migrazione. E quindi per poter affrontare insieme a questi paesi quelle che sono le grandi sfide globali, come per esempio quelli della sicurezza energetica, dei cambiamenti climatici e ambientali. Quali sono i paesi interessati da questo strumento? Essenzialmente i paesi industrializzati, quindi parliamo di Stati Uniti, Canada, eccetera, le economie emergenti che un tempo facevano parte del gruppo dei paesi di sviluppo, ma che invece ora si sono emancipati e sono considerate economie commercio, economie emergenti, fanno parte di questo gruppo l'India, la Cina e il Brasile. E in più abbiamo possono essere, far parte dello strumento anche tutti quei paesi nei quali l'Unione Europea ha degli interessi, particolari. Questi paesi potrebbero anche sostenere nuove relazioni con paesi che pian piano si emancipano dall'assistenza bilaterale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, in questo caso possono entrare a, beneficiare dello strumento, di partenariato. Lo strumento di partenariato lavora su tutta una serie di azioni, come sempre troviamo la lotta ai cambiamenti climatici, ma anche temi diciamo, un po' specifici dei paesi sviluppati, che sono la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la lotta alla criminalità organizzata e alla pirateria, anche quella informatica, protezione dell'ambiente, sostegno all'accesso al mercato per le piccole e medie imprese europee e anche garantire la sicurezza energetica.
Anche questo strumento, come il precedente, entrerà a far parte dello strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale. Poi ora passiamo a quelli che sono gli strumenti tematici. E qui abbiamo lo strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani. Questo strumento ha cinque obiettivi fondamentali: miglioramento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, consolidamento del ruolo della società civile nella promozione dei diritti umani e delle riforme democratiche, consolidamento della fiducia nei processi elettorali democratici, anche attraverso l'invio di missioni di osservazione elettorale nei paesi in cui diciamo, le elezioni sono ancora a rischio. Altro obiettivo è quello di consolidare il quadro internazionale e regionale relativo alla protezione e alla promozione dei diritti umani, della giustizia, dello Stato di diritto e della promozione della democrazia. E poi abbiamo un altro obiettivo che è quello di sostenere le azioni in materia di diritti umani e democrazia in settori che rientrano negli orientamenti dell'UE. E quindi abbiamo i dialoghi sui diritti umani, difensori di diritti umani, pena di morte, tortura, bambini e conflitti armati, diritti dei minori e così via. Le linee di azione sono quattro: le campagne tematiche che sono basate su una combinazione di azioni di promozione e operazioni sul campo a favore di grandi cause o di violazioni di diritti umani, sostegno mirato allo sviluppo di una società civile attiva e dinamica, rafforzamento e migliore integrazione dell'approccio ai cicli democratici attraverso missioni di osservazione elettorale e quindi anche altre forme di sostegno ai processi democratici ed elettorale, rafforzamento della capacità dell'Unione Europea di reagire prontamente alle emergenze nel campo dei diritti umani. L'assistenza viene attuata tramite misure che prevedono documenti di strategia, programmi di azione annuali, misure individuali o misure di sostegno, oppure si possono prevedere anche delle misure speciali. Quali sono le aree geografiche coinvolte? L'Unione Europea da una parte e tutti i paesi del mondo che in qualche modo questi diritti sono compromessi. Anche questo strumento, come il precedente, entrerà nel futuro periodo di programmazione a far parte dello strumento di vicinato sviluppo e cooperazione internazionale. Poi, come vi dicevo prima, fa parte sempre degli strumenti tematici lo strumento per la stabilità. Questo strumento è stato pensato per cercare di rispondere a quelle necessità che non erano prevedibili in fase di programmazione degli strumenti finanziari, ma che per l'emergenza richiesta richiede una risposta immediata. A questo punto è stato creato questo strumento che appunto può rispondere in caso di faccio un esempio, conflitti armati o grandi calamità naturali che non potevano essere previste in fase di programmazione, quindi si è pensato a uno strumento con una dotazione finanziaria che potesse intervenire in situazioni di emergenza. Anche per lo strumento per la stabilità, nel prossimo periodo di programmazione verrà inglobato nello strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale. Un ultimo strumento, lo vediamo molto velocemente, è lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, che ha tre obiettivi specifici: quello di promuovere un'autentica cultura della sicurezza nucleare e quindi anche l'attuazione di standard più elevati di sicurezza nucleare e di radioprotezione. Gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e quindi dei rifiuti radioattivi, smantellamento e bonifica degli ex siti e impianti nucleari, e poi elaborazione di quadri e metodologie per l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernente il materiale nucleare nei paesi terzi. Questo strumento nel futuro periodo di programmazione sarà riconfermato, si chiamerà Strumento Europeo per la Sicurezza Nucleare. Questo programma avrà come obiettivo principalmente quello di assistere i paesi alla disattivazione nucleare, cercando di assistere gli stati membri nel processo di chiusura e di commissioning degli impianti nucleari nelle loro fasi finali del ciclo di vita,
per cercare di garantire al tempo stesso un massimo livello di sicurezza per proteggere sia la salute dei lavoratori da una parte, ma anche quelle della popolazione e anche per prevenire il degrado ambientale. Ora, per il periodo 2021-2027, l'Unione Europea prevede di assegnare 552 milioni di euro alla Lituania per il sostegno alla disattivazione della centrale nucleare di Ignalina. Sono previsti 118 milioni di euro per la Bulgaria e la Slovacchia, perché anche qui hanno come obiettivo in Bulgaria di disattivare delle unità da 1 e 4 della centrale nucleare di Kozloduy. E invece in Slovacchia dovrebbe essere disattivata un'altra centrale nucleare. 248 milioni di euro saranno invece destinati alla disattivazione e gestione dei rifiuti radioattivi degli impianti di ricerca nucleare della Commissione, che sono di proprietà però del Centro Comune di Ricerca, e 160 milioni di euro sono previsti per la sicurezza nucleare generale e anche per i controlli di sicurezza nucleari. Diciamo, io mi sono un attimo, diciamo, ci fermiamo qui. Come volevo lasciare appunto 10 minuti di tempo per le domande finali, volevo dirvi che abbiamo trattato un po' l'argomento in maniera sintetica, ma era enorme, quindi abbiamo cercato giusto di dare un flash su quelli che sono gli strumenti finanziari attuali, su quelli che sono previsti per il futuro, con l'invito di farci sapere se per voi potrebbe Claudia, essere interessante su questo ti interrompo un l'approfondimento attimo, sul scusa, perché nel frattempo, tema grazie al preziosissimo twinning supporto dei e colleghi della Rinnovazione sì. Digitale, che ringraziamo perché ci supportano in questa attività di webinar, stiamo lanciando un sondaggio, quindi rispetto per verificare l'interesse dei nostri utenti a fare un webinar di approfondimento dello strumento del twinning o gemellaggio amministrativo. Quindi, come vedete, c'è il quesito. Ci prendiamo 40 secondi per rispondere prima di passare all'ultima presentazione e poi lasciare spazio alle domande eventuali da parte dei partecipanti. Colgo nel frattempo l'occasione per precisare, perché magari si può essere generato un piccolo misunderstanding, vedendo delle domande che qualcuno ha formulato nella chat pubblica. Il gemellaggio amministrativo, come ha detto Claudia, ribadiamolo, è lo strumento attuativo, uno strumento attuativo per la cooperazione amministrativa in attuazione della politica di vicinato e della politica di preadesione. Non è uno strumento di cooperazione tra privati per la cooperazione amministrativa. Come diceva Claudia, i privati possono agire nell'ambito del gemellaggio, ma questo lo vedremo laddove decidessimo di dedicare un webinar appositamente a questo tema. Si tratta appunto di misure di cooperazione amministrative, quindi per propria natura di cooperazione fra amministrazioni pubbliche. Il ruolo dei privati è ammesso, ma in determinate condizioni, come diceva Claudia, per quegli enti privati che però perseguono una finalità pubblica. Quindi questo solo per precisare, perché ho visto che in alcune domande poteva essersi generata una confusione rispetto al ruolo dei privati. L'esito dell'UE. Sì. Sì, Volevo volevo, scusami, aggiungere solo una cosa. Per quanto riguarda lo strumento per la preadesione, dobbiamo tenere presente che proprio per quanto riguarda lo strumento gemellaggio, i paesi che ricevono aiuto nell'ambito dello strumento per la preadesione ricevono aiuto prima della fase di preadesione, ma anche per i 2 anni successivi all'adesione. Vi faccio un esempio. Lo strumento di gemellaggio è stato utilizzato dai paesi dell'est, che sono gli ultimi paesi che sono entrati nell'Unione Europea, per potersi preparare a gestire fondi strutturali. Questa assistenza è stata data sia nei 2 anni precedenti, ma anche nei 2 anni successivi all'adesione, dove ancora nella fase in cui, per esempio, i paesi di nuova adesione dovevano quindi pubblicare i programmi operativi regionali, preparare i piani di comunicazione sui programmi operativi regionali e quindi fa in Esatto, come modo sì, esattamente, come un da supporto fornire transitorio, una l'assistenza ancora transition per i 2 anni facility appunto. successivi. E gli esiti del Vai, sondaggio li scusami abbiamo Raffaele, ho visti, interrotto. c'è grande interesse, quindi probabilmente possiamo
programmarlo per inserirlo nel ciclo di webinar per il 2019. Approfondiremo lo strumento, insomma, un po' più nel dettaglio. Approfitto per ricordare a tutti coloro, perché ho visto che alcuni partecipanti sono entrati in piattaforma con un po' di ritardo, ricordo a tutti che il webinar è registrato, la registrazione sarà resa disponibile a breve, probabilmente già domani, e anche le slide che sono state presentate saranno tutte disponibili unitamente alla registrazione. Io passerei ora all'ultima, a trattare, insomma, a fare l'ultima presentazione che fa riferimento all'implementazione, ovvero Claudia ci ha presentato in maniera molto esaustiva questa panoramica su tutti quelli che sono gli strumenti finanziari per l'assistenza esterna. Vediamo ora in qualche maniera come si accede a questi fondi e che cos'è EuropeAid. EuropeAid è l'ufficio di cooperazione della Commissione europea, in realtà è incardinato dentro la DEFCO, che è la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, ed è, diciamo, il braccio operativo per l'attuazione, l'implementazione dei programmi di assistenza esterna. Riprendo un po' quella che era diciamo, la mappa per far vedere, come ha fatto già vedere Claudia, quanto ampio sia come dire, lo scenario, il campo di azione dell'Unione europea per quanto riguarda l'assistenza esterna. Questo è il sito appunto di EuropeAid, dove si possono trovare tutte le informazioni, tutti i documenti di riferimento, i documenti di programmazione, quindi quelle che sono le priorità di collaborazione, di cooperazione dell'Unione Europea per le diverse aree geografiche di intervento che ricordiamo vanno dall'America Latina all'Africa piuttosto che al vicinato ai paesi in preadesione. Quindi noi cerchiamo di fare un flash, ovviamente non possiamo fare una trattazione approfondita perché il tema è abbastanza articolato e denso. Cercherò di fornirvi in estrema sintesi, appunto, di fare una breve panoramica per cercare però di scendere un pochino più nel concreto rispetto all'implementazione e all'utilizzo dei fondi. L'Unione Europea, l'assistenza esterna che sia finanziata dal budget dell'Unione o dal FED, o dal FES, dal Fondo Europeo di Sviluppo, può essere erogata, viene normalmente erogata attraverso tre canali principali. Il cosiddetto budget support, che sostiene, si sostanzia fondamentalmente in trasferimenti monetari diretti che l'Unione Europea fa ai paesi partner, ai paesi appunto partner, con degli veri e propri stanziamenti diretti, ovviamente affinché il paese che riceve finanziamenti possa come dire, utilizzarli in autonomia per implementare le proprie strategie di sviluppo, quindi in maniera un po' più focalizzata su quelli che sono gli specifici fabbisogni del paese. Ovviamente questo implica tutto un dialogo politico, un assessment che l'Unione Europea fa rispetto alla capacità dello Stato membro, intanto un monitoraggio che fa rispetto all'utilizzo dei fondi e al raggiungimento degli obiettivi dati e poi soprattutto alle, diciamo, caratteristiche paese, quindi in termini di rispetto ai diritti umani, quelli che sono i principi cardine che già Claudia ci ha presentato e che sono in qualche maniera il driver della cooperazione, quindi rispetto ai diritti umani, democrazia e la cosiddetta rule of law, quindi diciamo il buon governo. Questo è il budget support, quindi trasferimenti diretti. Poi l'Unione Europea veicola i suoi stanziamenti, i suoi finanziamenti anche attraverso il cosiddetto supporto settoriale, cioè andando a finanziare direttamente le strategie settoriali dei diversi paesi partner, e lo può fare o con erogazioni dirette, trasferimenti diretti o con sovvenzioni e contratti che sono quelli che poi vedremo più avanti o andando ad alimentare il cosiddetto common basket funding, cioè un fondo dove convergono, confluiscono finanziamenti anche di altri donor. E poi c'è il project approach, che è quello che cercherò di presentarvi per sommi capi, scendendo un pochino più nel concreto. Quindi, senza, ripeto, la trattazione sarà abbastanza rapida perché questo tema necessiterebbe di un webinar apposito perché il tema è abbastanza ampio. Noi ci collochiamo ora nella fase dell'implementazione, quindi dell'utilizzo dei fondi. Vi ho riportato qui
il consueto, il classico grafico del ciclo di programmazione. Si parte dal multi indicative, molti hanno l'indicative program che è, come dire, il documento con cui la Commissione europea porta a compimento questo esercizio di programmazione in dialogo costante con gli stati partner, gli stati beneficiari dell'assistenza esterna, è il documento di riferimento da cui parte poi, discende tutta l'implementazione e la fase attuativa dell'assistenza esterna. I programmi indicativi multiannuali normalmente hanno una durata di 7 anni, o comunque multiannuale per l'appunto. Possono essere fatte a livello di singolo paese o di regione, di ambito regionale di cooperazione, oppure per settore, per tematiche. Sono appunto i documenti quadro, diciamo, che riportano quelle che sono le priorità di intervento, gli obiettivi, un'analisi del contesto, le sinergie, il coordinamento con altri donor e quant'altro. Come sapete, poi il ciclo di programmazione prosegue con dei piani annuali di azione ed è da qui che entra in gioco EuropeAid, che è appunto l'ufficio di cooperazione, perché questi programmi annuali di azione in qualche maniera sono il dettaglio operativo di quanto contenuto nei documenti quadro, diciamo, che sono appunto i multi-annual indicative program. È importante sottolineare che questi documenti, diciamo, di programmazione annuale, quindi di dettaglio annuale di quelli che sono gli interventi dell'Unione Europea, dettagliano più nel concreto, più nello specifico, gli obiettivi che per quell'anno e le azioni che per quell'anno l'Unione Europea andrà a finanziare e a realizzare nei paesi partner. Ed è importante che è proprio in questi piani annuali di azione che sono contenute le cosiddette financing decision, cioè le decisioni, le modalità con cui l'Unione Europea eroga, intende gestire il finanziamento. Ricordiamo appunto che la gestione può essere diretta, come nella maggior parte dei casi, quindi è la Commissione che funge, che agisce da contracting authority, quindi da autorità contraente, essendo responsabile di tutto il ciclo procedurale, dal bando, dalla pubblicazione del bando fino all'esperimento della procedura e alla firma del contratto, la gestione indiretta in cui è la Commissione che delega con questa financing decision che abbiamo detto è contenuta nei programmi di azione annuale, delega appunto l'implementazione del budget ai paesi partner che a questo punto diventano essi stessi responsabili e come dire, svolgono le funzioni di autorità contraente. A seconda del grado di preparazione del sistema paese, quindi del paese di cui parliamo, la Commissione può esperire dei controlli ex ante o ex post. Quindi nel caso dei controlli ex ante, appunto, verifica la correttezza che l'autorità competente delegata nel paese beneficiario abbia appunto verifica la correttezza che abbia esperito correttamente le procedure di gara in conformità con quelle che sono le regole che a breve vi presenterò, che sono contenute nella cosiddetta PRAG, Practical Guide, che in qualche maniera è il documento principe di riferimento per quanto riguarda l'attuazione di tutti i programmi di assistenza esterna. E poi appunto questa verifica partecipa come osservatore nei comitati di valutazione quando si devono appunto approvare le procedure a evidenza pubblica e poi fa l'endorsement dei contratti. Cioè prima che il contratto venga firmato dalle parti contraenti, la Commissione ne verifica la correttezza e il rispetto di quelli che sono i principi base e le regole, i principi cardine per il proprio finanziamento. E poi c'è la gestione condivisa che in realtà nell'azione esterna è un po' più rara, sono prevalenti quindi, come abbiamo visto, gestione diretta e gestione indiretta. E gestione condivisa, un esempio, può essere per esempio, come ha menzionato Claudia prima, per i programmi di cooperazione transfrontaliera per il cross border bacino del Mediterraneo, in cui dell'ENI, dello strumento del vicinato, in cui la regione Sardegna è stata designata come autorità di gestione congiunta per questo programma, ma sono appunto pochi casi. Dicevamo la fase di attuazione. Allora, come questi finanziamenti vengono poi effettivamente erogati? Mi preme solo un attimo richiamare la differenza tra quelle che sono gli appalti
diciamo, le gare di appalto e i cosiddetti grant o sovvenzioni. Probabilmente li conoscerete tutti, ma facciamo un brevissimo richiamo. Sono i due strumenti, diciamo, le due modalità con cui vengono erogati i finanziamenti da parte dell'Unione Europea. Mentre il grant, cioè la sovvenzione, è, come dire, è finalizzata a contribuire al raggiungimento di un obiettivo di rilevanza europea. Nel caso del procurement degli appalti, ovviamente gli appalti si riferiscono all'acquisizione di servizi, di beni, quindi fornitura di beni o realizzazione di opere. E nel caso del, come dire, titolare dei risultati è, nel caso del bando pubblico, ovviamente l'autorità contraente; nel caso della sovvenzione, ovviamente il beneficiario della stessa; nel caso degli appalti pubblici, il finanziamento è al 100%. Invece, come sappiamo, nelle sovvenzioni la Commissione eroga un cofinanziamento, cioè il beneficiario deve contribuire anche con una quota di risorse proprie alle spese complessive. La procedura, nel caso degli appalti, è appunto la cosiddetta call for tender, quindi attraverso public procurement, procedura a evidenza pubblica. Nel caso invece delle sovvenzioni, dei grant, c'è una call for proposal. I bandi permettono che ci sia, diciamo, un margine di profitto. Nel caso delle sovvenzioni, ovviamente, questo è strettamente proibito. Sul sito di Europaid, faccio una piccola precisazione: purtroppo per motivi tecnici non è stato possibile collegarci direttamente al sito, e quindi presentarvi dal vivo, diciamo, le varie sezioni del sito di Europaid e delle diverse funzioni che questo sito ha. Quindi ho dovuto purtroppo fare delle slide, e mi scuso se possono risultare poco efficaci, ma era l'unico modo per potervi presentare questi contenuti. Quindi, dicevamo, per l'esperimento di queste procedure, sia per il bandi che per i grant, il documento di riferimento è assolutamente la PRAG, la Practical Guide per l'assistenza esterna. L'ultima versione vigente è quella del 2 agosto ed è, diciamo, in vigore il documento di riferimento per tutti i bandi, i call for tender, call for proposal, che sono stati pubblicati posteriormente a questa data. Per i bandi precedenti, invece, fa fede la versione precedentemente in vigore, che, se non erro, è del 2016. Quindi la PRAG contiene il quadro complessivo di regole, di principi di attuazione, diciamo, per l'erogazione dei finanziamenti, e di quelle che sono le procedure. Le procedure cambiano in funzione, appunto, che si tratti di appalti di servizi, di grant, o, nel caso degli appalti, che si tratti di appalti di servizi, di forniture o per la realizzazione di opere. Le procedure sono abbastanza articolate a seconda della tipologia di bando e quindi della natura dello stesso e del valore dell'importo. A titolo esemplificativo, perché anche forse quello un po' più ricorrente, vi riporto quella che è la procedura internazionale ristretta, che si riferisce ai bandi per servizi di importo superiore ai 300.000 euro, che è quella, diciamo, che normalmente viene spedita maggiormente. Sul sito di Europaid, come vedremo brevissimo, il flusso intanto è dalla pubblicazione alla firma del contratto, prevede questa tempistica. Sul sito di Europaid, nel link che ora vi faccio vedere, vengono pubblicati prima i prior notice, che sono appunto i preavvisi del bando. Poi viene pubblicato il bando vero e proprio. Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti che poi vedremo, vi partecipano, e l'autorità contraente, a seconda, appunto, che sia gestione diretta, quindi la commissione direttamente, gestione indiretta, quindi un'autorità del paese partner delegato appositamente dalla commissione, preparano una shortlist, che è una preselezione di soggetti che hanno titolo a partecipare, che può contenere un massimo di 8 partecipanti, di 8 applicants, di 8 offerenti. Per 8 offerenti si intende ovviamente eventualmente anche 8 raggruppamenti, cioè consorzi che mettono insieme
o consorzi che mettono insieme più partecipanti. Dopodiché la Commissione europea lancia, cioè la fase di lancio del bando vero e proprio, cioè dell'offerta, del tender, e poi, come in tutte le procedure, c'è la fase di valutazione, la fase di aggiudicazione, fino ad arrivare alla firma del contratto. Ecco, la Prague, noi purtroppo per motivi di tempo non possiamo entrare nel dettaglio, ma la Prague è il documento di riferimento che deve essere, che guida, diciamo, scusate, ho un problema con le slide, non riesco a mandarle avanti, si sono bloccate. Ecco. Quindi la Prague è, come dire, il documento principe a cui fare necessariamente riferimento. Come vi dicevo, purtroppo non c'è possibile fare un collegamento diretto al sito di Europaid, pertanto qui vi ho riportato il link all'indirizzo dove è possibile scaricare tutte le informazioni rispetto ai bandi. C'è un criterio o per le pubblicazioni recenti, cioè per i bandi pubblicati più recentemente in ordine cronologico, oppure una ricerca per il riferimento, se è già noto il riferimento a quello specifico bando, o una ricerca avanzata. Ricerca avanzata vuol dire che si possono inserire dei criteri, cioè se noi siamo interessati, qui vi ho portato un banale esempio, interessati a capire cosa c'è di aperto nel programma che finanzia gli interventi nei paesi ACP, Africa, Caraibi, Pacifico, per esempio, lo selezioniamo in questo menu a tendina, lì si possono selezionare i programmi sia tematici che geografici, e si può selezionare il tipo di bando a cui siamo interessati, quindi che sia di fornitura, che sia di servizio, che sia per la realizzazione di opere, che siano appunto i twinning, quindi gemellaggi amministrativi, o che si tratti di grant, e possiamo anche optare per lo secondo lo status, cioè vogliamo vedere quali sono le procedure chiuse, flagghiamo closed, vogliamo vedere cosa c'è di aperto, come ho fatto io per esempio in queste slide, oppure i forecast che sono le previsioni di bandi che verranno lanciati. A volte avere un'informativa preventiva può essere utile per poi prepararsi quando il bando verrà effettivamente pubblicato, e di solito è 30 giorni dopo la pubblicazione del forecast, ma questa tempistica non sempre è rigida, non sempre è rispettata. Qui, come vedete, selezionando i bandi aperti per gli appalti di servizi, escono fuori una serie di bandi. Io ne ho selezionato il primo, giusto a titolo esemplificativo, che è quello di assistenza tecnica in Etiopia per il supporto all'azione e alla produzione di caffè. E come vedete, qui c'è il Prior Information Notice, che ora vedremo, che è appunto questo documento snello di 2 pagine che in estrema sintesi riepiloga quelle che sono le caratteristiche principali del bando che verrà lanciato, e poi è stato pubblicato il 6 giugno, poi il 23 ottobre, quindi molto recentemente, è stato invece pubblicato il contract notice, cioè il bando vero e proprio, la convocazione vera e propria per il bando. Qui mi spiace, purtroppo l'immagine non so quanto sia visibile. Però vi volevo fare un esempio appunto di quello che è il Service Prior Information Notice, cioè il preavviso di bando. C'è un riferimento appunto al riferimento europeo, il riferimento numerico all'operazione, al bando, la procedura che in questo caso è international restrict, quindi ristretta internazionale, quindi vuol dire che l'importo è superiore ai 300.000 euro, infatti come vedete nel budget indicativo è 2 milioni e mezzo. E c'è tutta, e indica chi è l'autorità contraente, c'è una minima descrizione di base di quello che è l'oggetto del contratto, l'oggetto del bando. Successivo al preavviso, diciamo, di bando, c'è il vero e proprio Service Contract Notice, che è il documento invece che contiene, oltre alla descrizione del contratto, quindi dell'appalto in questione, come abbiamo visto che c'era già anche nel preavviso di bando, contiene tutta una serie di enuclea specifica, tutta una serie di condizioni per poter partecipare. Quindi quali sono i criteri, requisiti di eleggibilità, chi si può candidare, quali sono i criteri di selezione e di aggiudicamento. Quindi tutti i paletti, tutti i
criteri che bisogna periodicamente rispettare, di cui bisogna essere in possesso per poter poi esperire la procedura di bando e possibilmente aggiudicarsi l'intervento. Con ovviamente anche la tempistica previsionale, quindi questo è per farvi vedere un esempio di come normalmente vengono lanciati i bandi per l'attuazione degli interventi di assistenza esterna. La PRAG è la, come dire, la guida di riferimento non solo per gli interventi finanziati col budget dell'Unione Europea, ma anche con il FES. Claudia ci ha fatto vedere che nel prossimo periodo di programmazione probabilmente il Fondo Europeo di Sviluppo verrà introitato, diciamo, in quel nuovo unico strumento che ingloba più strumenti di intervento, però ad oggi la PRAG, essendo il Fondo Europeo di Sviluppo uno strumento a parte che non rientra nel budget dell'Unione Europea, nonostante questo la PRAG, per una questione di semplificazione, si riferisce anche agli interventi finanziati dal FES. Rapidamente, sempre nella medesima sezione, vi volevo fare vedere, dopo che un esempio di intervento finanziato dall'undicesimo FES, da quello corrente per il periodo, quello vigente per il periodo 14-20, di questo bando di servizi che, come vedete, è chiuso, però su questo link dove prima abbiamo trovato il preavviso di bando, poi abbiamo trovato il contract service, quindi il bando vero e proprio, c'è, per una questione di tracciabilità e di trasparenza, accesso a tutti i documenti, quindi anche a chi sono i soggetti che sono stati shortlistati e a chi infine è stato aggiudicato il bando. Quindi in questa medesima sezione si ha accesso a tutte le informazioni. Questo in estrema sintesi, ripeto, mi spiace non poter andare un po' più approfonditamente, ma il tema è assolutamente vasto e articolato e meriterebbe una trattazione più precisa, più puntuale, più approfondita, ma spero di avervi dato un quadro utile su come funziona l'attuazione di questi programmi di assistenza esterna. A questo punto possiamo lasciare spazio alle domande se ce ne sono. E ce ne sono, quindi Claudia, se ti ricolleghi, magari ti facilito un po' alcune domande. Per esempio, Giorgio Cannella chiedeva in che modo l'IPA aiuta l'Unione Europea a ottenere una ripresa economica sostenibile per i paesi che sono già membri. Forse qui ci vuole una precisazione più che una È quello che dicevamo prima, cioè lo strumento per la preadesione assiste i paesi che devono entrare nell'Unione Europea prima e fino a 2 anni dopo la loro adesione, poi termina perché i paesi dell'Unione Europea non sono beneficiari dello strumento per la preadesione, sono piuttosto attori. Non so se è chiaro questa differenza. A Michela Silvestri avevo già risposto in chat, i FAMI e l'FSI non rientrano nello strumento per la democrazia e i diritti umani, sono due strumenti diversi, considerati finanziamenti diretti, ma non dell'assistenza esterna. Altra domanda, quali sono i risultati ottenuti dal 2014 a oggi nella cooperazione UE-Africa? Beh, in alcuni paesi sono stati ottenuti dei risultati, che sono i paesi che in realtà si emancipano un po' di più. Altri sono rimasti indietro per problemi che hanno, ma comunque non possiamo dare una risposta in questa fase perché il tema è ampio. Quindi dovremmo in realtà dedicare un webinar solo a quello. Come agisce? Sì, però se posso permettermi, Claudia, tutte queste informazioni, siccome abbiamo visto purtroppo, ripeto, per motivi di tempo e per motivi tecnici in maniera, ahimè, forse un po' troppo sommaria, però sul sito di Europaid ci sono una serie di sezioni, quindi io invito a tutti coloro che volessero approfondire il tema ad andare a visitare il sito di Europaid, dove sono disponibili anche una serie di report, non solo i documenti di programmazione della Commissione, siano essi multiannuali per paese o regione o tema di cooperazione, ma sono disponibili anche una serie di studi e di report sull'azione. Quindi, se Giorgio Cannella fosse specificamente interessato ai risultati della cooperazione africana, certamente troverà
disponibili online tutta una serie di report sull'attività che l'Unione Europea realizza e finanzia in quei paesi. Sì, tra l'altro vedo che la collega Maria Rosaria Nese ha messo nella chat un documento utile per di approfondimento, quindi vi invito anche io a leggere questo documento pubblicato sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Perfetto, ringraziamo Maria Rosaria Nese, credo che questo forse fa più riferimento alla cooperazione territoriale europea, Io non so da link, però rispondere, assolutamente grazie per la condivisione del link. non so rispondere alla domanda di Giorgio Cannella su come agisce lo strumento per la cooperazione nel settore nucleare, nello smaltimento delle scorie nucleari nei siti di stoccaggio in Italia. Sicuramente l'Italia fa parte della programmazione che avviene nell'ambito di questo strumento. Il dettaglio non lo conosciamo perché in realtà è uno strumento sul quale noi lavoriamo molto poco. Anche un approfondimento sugli europei sarebbe veramente utile, questo lo possiamo pensare nel caso, quando faremo il webinar sullo strumento del gemellaggio, eventualmente chiediamo a Raffaella di farci un ulteriore focus sugli europei. Ultima domanda, sarebbe interessante avere anche un Poi sarebbe prospetto tipo interessante. timeline sulle varie fasi della gestione, i vari step con i tempi di approvazione, e questo non è. Sì, questo si riconduce all'approfondimento sugli Europeid, possiamo pensare di farlo per le diverse tipologie, quindi esplodere un po' più nel dettaglio e con maggiore compiutezza le procedure per le diverse tipologie, per le procedure appunto per le diverse tipologie di bando con relativa tempistica. Quello senz'altro lo faremo, se riusciamo a fare un webinar anche di approfondimento su questo, senz'altro lo cureremo con Quindi maggiore. prima di lasciarci volevo ricordarvi i prossimi appuntamenti che sono domenica prossima, se volete venire a pedalare con noi a Bici Rosa. Poi abbiamo come appuntamento. Perché ricordiamolo che ottobre è il mese della prevenzione, quindi il 28 ottobre questa pedalata è proprio per chiudere, diciamo, il mese della prevenzione del tumore al seno e vi invitiamo a essere numerosi a Abbiamo il pedalare insieme a 22 noi. novembre questa giornata informativa sui finanziamenti europei a Castelnuovo di Porto, trovate l'informazione già sul sito, ce ne sarà una successiva Ostia ancora da definire, non è stata ancora pubblicata sul sito, e poi il 4 dicembre, anche questa non ancora pubblicata sul sito, avremo questo webinar di approfondimento sul meccanismo per collegare l'Europa al settore telecomunicazioni per vedere i finanziamenti nel settore dell'innovazione digitale. E poi dovremo aver finito con gli appuntamenti per il 2018. E ci rivediamo nel 2019 con nuove proposte che probabilmente molto verteranno proprio sul futuro periodo di programmazione di finanziamenti europei. Grazie a tutti per la partecipazione. E soprattutto anche ai giovani e alle elezioni prossime del Parlamento europeo del maggio 2019, quindi senz'altro dedicheremo uno spazio anche per sottolineare l'importanza di andare a votare. Perfetto. Perfetto. Grazie mille per la partecipazione, Grazie a per tutti i seguirci e partecipanti. ci vedremo presto nel corso degli altri appuntamenti. E grazie molto ai colleghi della Rinnovazione Digitale che ci supportano dal punto di vista tecnico per la realizzazione dei webinar. Grazie a Raffaella e Giorgia che ci segue, diciamo, dal back office e a presto e alla prossima. Arrivederci.